Bologna, 10 giugno 2023. Mancano alcuni giorni all'arrivo dell'estate, ma il tempo è ancora ai capricci anche se sono previste temperature più elevate questo fine settimana. Anche i temporali stanno arrivando, specialmente in Emilia-Romagna. Abbiamo utile ieri, con il tornado è caduto sul delta del Po e oggi con le inondazioni a 100. Focus e Trumpets cosa sono e come sono formati. Avviso giallo in Emilia-Romagna è la 41esima consecutiva lanciata da ARPA e nuovo allarme giallo dove nella nostra regione ferita dall'alluvione delle ultime settimane. L'avviso ARPA e non poteva mancare giallo per domenica 11 giugno come lo era stato per sabato 10 ma con molte meno aree coinvolte. La mappa delle previsioni parla chiaramente mentre per oggi Emilia-Romagna era tutte colorate giallo. L'allerta per domani è limitato alla collina di Emilian Centrale, alla pianura bolognese Ravenna anche ai Ravenna-Romagna maltrattati, con criticità sia sulla costa che sulle colline nella pianura nelle province Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Nuovo allarme giallo per chi ARPAE scrive i temporali sparsi a breve termine non sono esclusi più probabilmente sulla banda Appennina, con possibili effetti occasionali associati. Nelle aree colline montane, nessuna frane occasionale è esclusa sui pendii caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. L'instabilità che yesterday è innescata nelle ultime settimane. Ravenna. Appello ai cittadini raventati, sono anche invitati a mantenere il sito e i canali sociali del comune e il sindaco monitorato. Le uniche comunicazioni affidabili e ufficiali sono quelle su une.ra su Facebook e Instagram del comune e il sindaco. Le previsioni del tempo fino al 16 giugno oggi: nuvolosità irregolare, localmente compatta, associata a piogge intermittenti o tempeste sparse, più probabili e intense sui rilievi durante le ore centrali del giorno, esaurimento graduale e progressivo dei fenomeni di Pacifico, nelle ore pomeridiane aumenta in particolare la nuvolosità dei rilievi, in cui si prevede le piogge, localmente anche di natura inversa. A uscita dei fenomeni nelle temperature della notte: punto massimi che aumentano tra 26 e 29 gradi nelle pianure, tra 22 e 24 gradi lungo la costa. Monta nuvolosità irregolare al mattino con un buon sole, dal pomeriggio aumenta in particolare i rilievi e sul settore occidentale in cui le piogge si prevede anche le docce da natura temporale. A uscita dei fenomeni nelle temperature del minimo tra 16 e 20 gradi, massimo tra 25 e 28 gradi nelle pianure, alcuni gradi in meno sulla costa. Da martedì a venerdì la presenza una depressione minima sull'Europa orientale manterrà, sul territorio regionale, le condizioni di instabilità, a favore dello sviluppo brevi docce o temporali, più probabilmente nel pomeriggio e sulle aree appenniniche.